Magari se avete voglia anche di accennare qualche caso particolare, ad esempio la comunicazione tramite direttive o roba simile, se avete voglia magari di accennare qualcosa, ben bene. Io ho già un caso, ma se vuole partire Michele, No, no, giusto vai perché. pure, poi io mi ricollego, mi aggancio. Per fare un esempio, mi ricollego in realtà a quello che dicevo prima, il problema fondamentale è che non si conosce il framework. Se uno conoscesse il framework, diciamo, sarebbe più a suo agio nel trovare lo strumento giusto per risolvere una determinata problematica. Spesso per risolvere questa problematica non esiste una soluzione, ma ce ne sono diverse. Quindi in realtà poi se tu hai un ventaglio di opzioni, puoi scegliere quella più adeguata, altrimenti scegli solo quello che sai. Spesso non la sai e è un approccio completamente sbagliato, no? Per partire proprio da un esempio banale, un accordion ha dei figli, no? Si può tranquillamente creare, per esempio, un componente che funga da orchestrator che gestisca sostanzialmente lo stato poi dei suoi figli, utilizzando per esempio Content Children, utilizzando il lifecycle appunto del componente padre per poi andare a lavorare appunto sui figli. E questa cosa va per gestire un accordion del genere, per esempio, bastano 10 righe di codice. Spesso invece ci si reinventa la ruota e magari andiamo a scrivere 100-150 righe di codice andando a manipolare con ng if, con altre situazioni invece, diciamo con le API più terra terra, quello che in realtà basterebbe un content children o la query list di tutti i figli, alla fine posso effettuare un ciclo sui figli per aprire i pannelli e chiuderli, posso, visto che viewchildren poi la query list restituisce un observable, posso andare a sottoscrivere eventualmente poi anche questa query list ed eventualmente sapere anche, anzi posso andare a sottoscrivere in realtà un evento, che anche questo non si fa mai, ma in realtà l'output di un componente è un observable, l'event emitter, quindi potrei sottoscrivere Un l'observable. object, per essere precisi, no? Esattamente. E un observer in realtà poi si estende esattamente subject. Però il fatto è che appunto posso rimanere in ascolto del click su un componente figlio, per esempio, per aprire quello, poi fare il ciclo sui figli e chiuderli, ma su 10 righe di codice. Allo stesso modo, per esempio, con la stessa tecnica si possono realizzare componenti più complessi, per esempio creare un sistema di wizard, no? Wizard, tag apertura e chiusura, qui si mettono in mezzo componenti, dei componenti che potrebbero banalmente rispettare un'interfaccia, avere n metodi, n proprietà. A quel punto il wizard cosa fa? Ci piazzi dentro dei componenti, no? Ogni componente figlio ha un metodo is valid o is okay, is completed, quello che volete. E alla fin fine mostra in automatico next prev e il complete, per esempio, alla fine in automatico su ogni figlio, diciamo, gestendolo dinamicamente. Figata, quando devo creare un wizard, scrivo wizard, ci piazza dentro tre componenti, funziona già di Certo. suo. Queste cose, cioè, le io, ma penso anche Michele, no? Vediamo raramente un approccio così. Cioè, chiamarlo smart poi è anche eccessivo, però diventa smart poi in un contesto tradizionale, no? Una cosa del genere, no? Allora, è il classico esempio che si fa di questa tecnica qui, perché alla fine non ci sono mille modi per interagire con i componenti figli o con i componenti padri. O lo fai con input output, oppure li gestisci tramite una direttiva che li orchestra, oppure attraverso un servizio che viene iniettato a livello di componenti a cui i figli possono accedere. Io quello che consiglio sempre è, piuttosto che andarsi, come hai detto tu, magari in egg.io c'è qualcosa di figo, da un'altra parte c'è qualcos'altro, andarsi a vedere i codici sorgente di Angular o di Angular Material, vedere come sono fatte certe cose, vedere come è fatta la direttiva ng-model, è bellissimo. Se la guardi, comprendi un sacco di cose, capisci come funziona tutto il sistema di form di Angular e cos'è quell'ng-model che tu piazzi nel template, cos'è quel asterisco F che di solito con cui estrai la direttiva dal form, impari tantissimo in questo modo qui. Poi magari è un po' difficile perché, ad esempio, se ti vai Stavo per dirti, non è per tutti comunque, a vedere, sì. perché più che altro se ti vai a vedere tipo Angular Material, trovi di tutto, trovi gli overlay, trovi il pannello, il portale, quindi devi avere Allora, occhio. torniamo al discorso di prima, però, che non sai leggerlo quel codice, se non sai JavaScript, se non sai RxJS, se non conosci. Ovviamente, ovviamente, sì. Questo, no? Però è sicuramente una buona palestra, nel senso che diamo per buono che c'è una conoscenza sufficiente, un repo, una libreria. Come material non bisogna vederla come la possibilità di avere la griglia pronta, ma come uno spunto di studio che forse vale molto più di 100 articoli su Certo, Medium. infatti lo consiglio sempre, tornando al discorso di prima, cosa vedo durante le code review, io ti dico che alcune volte sono andato da un cliente senza sapere che magari avesse fatto un corso con Fabio, ho visto degli spezzoni di codice e gli ho chiesto, questo l'hai imparato da Fabio? Sì, abbiamo fatto un corso con lui la settimana Spero scorsa. che sia stata la parte di codice buono, però. Sì, la parte di codice buono. Quindi per dirti, è Vabbè, una Fabio, in cosa caso che. tagliamo questo, tranquillo, in caso. No, no, buono, buono, ma per dirti, lo vedi subito quando c'è un certo approccio, perché queste sono sempre le solite cose, il caso dell'accordion, interazione fra componenti, direttive.
quando uno le maneggia, sa fare tutto veramente. Alcune volte è molto piacevole perché ti agevola un sacco il lavoro, perché ti posso assicurare che da consulente vedere una cosa fatta bene tiri un sospiro di sollievo. Quando vedo un control value accessor, illuminano gli occhi, si illuminano gli occhi, dico cavolo, ma perché mi avete chiamato? Quasi. Perché vedi proprio che c'è una ricerca, che c'è uno studio e che si cerca di seguire delle best practice. Quanto poco usate e quanto utili sono le direttive? Basti pensare a Angular, che la maggior parte dei costrutti sono direttive. I Flask, no? E Router Link. Poi abbiamo altro router auto e altre cose. Però quanto cavolo utili? Menzionavi sia tu, no Michele? Che sì, ma per dirti banalmente, in alcuni progetti dover magari attaccare un funzionamento a dei determinati componenti, o diventi matto a fare 1000 componenti, oppure fai una direttiva che li targettizza tutti, oppure riutilizzi un attributo, una direttiva già esistente, crea una nuova direttiva che si basa sul tag router link. Esiste già? È già una cosa che è presente nel progetto? Io attacco un comportamento a una direttiva che già viene utilizzata. Quindi è utilissimo fare tanti esempi, un po' dovrei vederli. Te ne faccio io uno utilissimo. Gestione dei ruoli, la visibilità di un ruolo, per esempio, che è attaccato a un button, per esempio, o anche banalmente nella navigation bar, una direttiva if logged. Dietro le quinte nasconde il check tra se il fatto che sei loggato o meno, e quindi nascondo o meno quell'elemento del DOM senza andare a usare ngif un'espressione che implica spesso di avere un servizio iniettato sotto, oppure una direttiva if role is, no? Mostrami un button if role is, per esempio, editor, admin, oppure l'elenco dei privilegi. Dietro le quinte fai tutto il lavoro sporco. Cambia domani, no? Il sistema di autenticazione, il sistema di privilegi, la cambi una volta nella direttiva e non tocchi una riga di codice poi, no? Poi in realtà, scusami, torniamo sempre allo stesso concetto, no? Separazione, no? Cioè, poi parliamo di principi solid alla fin fine, no? Esattamente. No, mi trovate assolutamente d'accordo. A questo punto io direi, onde evitare di diventare voi chiacchieroni ma poco concreti, potremmo affrontare qualche orrore e riportarlo a una condizione di beltà al prossimo caffè che andremo a prendere. C'era una cosa che l'altro giorno leggevo, e con questa poi magari troviamo lo spunto anche per concludere, di sposare ad esempio la filosofia di un componente, un modulo. No, non so se lo scrivevi tu. L'ho menzionato anche io. Scusa? Menzionato io anche una volta, non so se anche altri, ma pochi giorni fa, sì. Esattamente. Che è una cosa che, se ci pensate, se ti leggi la documentazione, sembra assurda, no? Però è uno di quegli spunti che ho preso guardando, tornando a discussione prima, dalle librerie. Se ci pensiamo, Material. Esattamente. All'inizio mi sentivo in colpo, non ci avevo pensato. Ma poi quando ho visto che le maggiori librerie usano quell'approccio, tornando a quello che diceva Michele, vediamo anche cosa fanno i fighi, no? Insomma, no? Non dico di copiare, ma più o meno. È utile, no? Questa... Poi, non so dove l'ho letta, no? E in realtà non ho approfondito troppo Angular 9, Ivy, bla bla bla. Però sembra, da qualche parte ho letto, che per, diciamo, agevolarci la vita in Angular 9 e poter, diciamo, andare a istanziare i componenti dinamicamente, poi in Angular 9, non istanziare, scusatemi, ma sia istanziarle, ma anche a caricarle appunto a runtime, convenga già da ora, sarebbe conveniente già da ora andare a creare i componenti con un modulo, in modo da permettere di agevolare il refactoring successivamente, no? Io non lo sto facendo, non lo sto neanche consigliando, perché obiettivamente è un po' risulta completo, è un po' un overkill probabilmente. Sì, casomai questo bello. Però se sviluppiamo un modulo, o il classico modulo shared, per non dire una libreria, ma un modulo shared, diciamo, di componentistica, potrebbe valere la pena iniziare a farlo. Non mi ricordo dove l'ho letto, quando. Io a tal proposito invece ho letto un bellissimo articolo che magari poi linko, proprio sulla possibilità di stanziare o caricare i componenti in modalità lazy proprio da... L'altro giorno. Infatti i metodi sono ancora in Theta Signature, no? E poi magari lo linko, ora non ricordo esattamente dove l'ho letto, sì. Ma nel 99% saranno quegli scatenati di Angular in Def, che sono quelli sì. Più... Miei favoriti, consiglio sempre quel blog io, perché no vabbè, parliamo di livelli assolutamente incredibili, bravissimi. Va bene ragazzi, io spero che sia stato piacevole e spero che ci saranno sicuramente altre occasioni, sicuramente certo. Ci vediamo in giro, sicuramente ci scriveremo nel forum, che dire, ci salutiamo e... grazie mille per averci invitato. No ma grazie a voi, siete ufficialmente reinvitati quando volete, quando siete... vuoi tu Francesco, quando assolutamente vuoi tu. E vi ripeto, se abbiamo voglia potremmo anche trovare uno spunto per fare delle osservazioni più puntuali
con degli esempi. Del live coding, se vuoi. Sì, può essere molto divertente. Se lavoriamo a tre mani, a quattro mani, qualcosa non quadri in questo contesto. Siamo tante mani, ma va bene. Poi magari, tanto, il Visual Studio Live Share ci aiuta sotto questo punto di vista. No? Ottimo, va bene. Grazie a tutti. Grazie mille. A prestissimo. Ciao a tutti. Ciao, grazie mille. Ciao.